Questa sera concludiamo alla grande questa settimana dedicata al Festival di Grog. Quest'anno abbiamo avuto un po' di austerity, ma credo un po' dappertutto. Cosa possiamo dire a conclusione di queste 7 giornate? Io purtroppo per questa edizione non ho potuto essere presente più di tanto perché sono stato fuori tutta la settimana, ma non volevo assolutamente mancare questa sera che è la serata finale, anche perché comunque io alle edizioni dei Festival Grog ovviamente non sono mai mancato e sono sempre stati dei momenti molto interessanti, molto emozionanti, molto coinvolgenti, anche perché comunque questo personaggio nell'ambito della nostra città, che se ne dica, è, resta, era e sarà comunque sempre un simbolo, un personaggio particolare che ha un suo peso in tutti i sensi. Dal punto di vista artistico non se ne discute, perché ritengo che ancora oggi la figura del clown Grock, visto come clown degli del Novecento, in sostanza ancora oggi resti un personaggio insuperato, anche se ovviamente tanti altri bravi clown nel mondo dello spettacolo circense si stanno facendo avanti. Cito David Larible per dirne uno, ma lo stesso David Larible ha sempre avuto una venerazione particolare per questo personaggio, l'ha sempre visto come un maestro, come un suo idolo da raggiungere, e diciamo che comunque anche lui si sta muovendo molto bene. Questo è il personaggio, però Imperia è anche molto affezionata a questa Villa Bianca, a questa Villa Grocche, che ha questo fascino, che comunque, e chi più di Ezio conosce i segreti di questa villa? Ma Villa Grock è un fascino particolare. Io ho sempre sostenuto, ancora dagli anni nel 95-96, quando avevamo fatto l'associazione Amici per la Fondazione Grock ed eravamo là a tagliare l'erba che era alta a livello uomo, ho sempre sostenuto che se si lascia il cancello aperto in un giorno qualsiasi, in un'ora qualsiasi, in un mese qualsiasi, qualcuno arriva e chiede di entrare, perché proprio è un simbolo che attrae in maniera particolare, chissà, quasi magicamente, e comunque è effettivamente, peccato solo che per tanti anni sia stata un po' dimenticata. Ora il restauro conservativo è stato fatto, i lavori sono completati, credo che si stia facendo adesso qualcosa per allestire forse una forma museale, ma non sono molto preparato sull'argomento, e comunque Villa Grock resta un simbolo vivo di questa città in sostanza. Questa sera ci godiamo lo spettacolo allora? Assolutamente sì, sono contento di essere riuscito ad arrivare in tempo, quantomeno per la serata finale, perché mi dispiaceva proprio non essere presente per tutte le giornate precedenti in sostanza.